siamo a San Salvo Marina in compagnia di Alan Sorrenti. Alan, 72 anni, 50 anni di carriera e continui a far ballare ragazzi e adulti. E direi anche non solo ballare, perché comunque sono anche tanti pezzi, tante canzoni che ne so, fanno anche un po' pensare, no? Soprattutto come quest'ultimo album che ho fatto, per la è senz'altro pieno di contenuti secondo me interessanti e importanti. Quindi senz'altro le stelle che vuoi, già ha portato gente, generazioni a vivere questa condizione vitale che è particolarissima, che è luminosa, luce, è questo che ha portato la gente a muoversi, a ballare, a cantare questo pezzo, ed è questo che ha portato questo brano a vivere nel mondo. Parlavi appunto di figli però delle stelle. Non è solo, io non ho fatto solo ballare, anzi il testo stesso di figli delle stelle fa pensare che comunque c'era che quest'album, questo film che ha fatto Pellegrini su figli delle stelle, che dice ma alla fine non è una canzone proprio tanto sempre gioiosa, alla fine dice ci incontriamo per perderci nel tempo, non sappiamo se ci rincontriamo, no? Il testo fa riflettere un'ascoltatrice, una del pubblico, mi ha detto una cosa proprio oggi interessante. Diceva, con uno spirito leggero dici delle cose. Straordinario, ma soprattutto un grande testo. Ecco, dove trovate l'ispirazione per queste parole che sono comunque nella storia della musica italiana? Guarda, era un momento speciale proprio della storia, era un momento in cui c'era un cambiamento, un'intenzione alle stelle, all'universo. Io ero a China, innanzitutto ero a Los Angeles, California, nel posto giusto, al momento giusto, con i musicisti giusti, naturalmente. C'era Star Wars, c'era la premiere di Star Wars al Chinese Theater. Mi ricordo che eravamo tutti inseguiti per terra perché non c'era più posto. Io avvertì in quel momento che c'era qualcosa che stava cambiando, no? Nell'essere umano. E quindi questo, insieme ad altre cose, che era il mio viaggio, io venivo dall'Africa, un viaggio straordinario in Africa dove poi scoprì il ritmo, il linguaggio del ritmo. Prima non l'avevo questa cosa qui del linguaggio del ritmo. C'era ritmo nella mia musica, ma non quello. Dopo questo viaggio in Africa sono andato a registrare delle cose, dopo la strada era segnata, dovevo andare in America, entrare in un altro flusso, quello che tu hai definito prima fuori le quinte, insomma, dietro le quinte, dancing, in realtà era, lo stile non era quello, era, si chiamava Los Angeles Sound, era il sound. Per capirci era la parte bianca, la parte nera era un ethno, cioè non era dance, cioè o meglio, faceva ballare, sì, ma non era disco music. Naturalmente non si conosceva questo stile, questo è stato in parte anche il successo di questo pezzo, ma credo che la chiave stava perché questo pezzo parla di quello che noi realmente siamo. Entra dentro, molto profondo, oltre che molto grande. 1980, il successo dell'Eurovision, 7 anni dopo Sanremo. In genere, al giorno d'oggi, si va prima a Sanremo e poi, se si vince Sanremo, all'Eurovision. Anni diversi, tempi diversi, le cose sono andate diversamente. No, oggi torneresti a Sanremo? La mia vita è scombinata, sempre stata scombinata, c'è stata non lineare. E continuo così, non cambia nulla. Credo che questa sia la mia chiave ormai. Questa è una domanda a cui in questo momento non posso rispondere. Prima, durante l'esibizione, hai più volte detto
detto quanto sei felice di essere qui e quanto hai mangiato bene questa sera, quindi mi fa pensare che sei rimasto colpito da Senzano Marina di questo posto. Sì, ma guarda, sembra strano, no? La chiave della felicità, ce ne tante, non è una sola. Oggi, stasera, è stata questa, perché devo dirti che questo fatto di questa cena splendida con pesce, cioè, cose che insomma ci piacciono, è venuta dopo una serie di concerti, una dopo l'altra. Io sto, ieri ero all'isola del Giglio, l'altro giorno ero a Sibari, cioè sto battendo un record nella mia vita, 50 anni esattamente di carriera, non ho mai suonato così tanto. Voglio dire, è un agosto praticamente pieno, luglio è stato anche abbastanza buono, quindi qua, questi momenti qui in cui ritrovi il buon cibo, il buon vino, del mare, il bel paesaggio, valgono tantissimo queste cose per ridarti quella, chiamiamolo guizzo, per tirare fuori queste risorse energetiche che abbiamo in noi. Il resto lo fa il pubblico, e oggi, stasera, il pubblico era fantastico, non solo il pubblico, credo di avere anche una grossa band, ora una band ben esotica, una band ristretta, abbiamo anche una curva, però credo che hanno proprio quello che dicevo prima, queste lei sound, ce l'hanno proprio dentro. Un insieme di cose, sì, che è sempre un insieme di cose. Grazie ad Alan Sorrenti per la bellissima serata. Grazie a voi. Ciao figli delle stelle.